aspetta, gol di destra, dico. Mamma mia, un gol di testa. L'ho visto, l'abbiamo messo lì. La seconda vittoria consecutiva, ci parli un po' della partita? Ya, guardaci un po' in torcia, mettici a lei così le fai compagnia. Dai, dai, le dico qualcosa sulla partita. Come ti è sembrata? Avete vinto 2-0 per fortuna o perché siete bravi? Perché siamo bravi, abbiamo queste punte qua troppo. Ma quindi dopo due vittorie consecutive credete di vincere? No, il torneo. Abbiamo dimostrato di essere migliorati rispetto all'anno scorso. Rispetto... Vabbè, rispetto all'anno scorso c'è qualche componente nuovo, ovviamente. No, siamo sempre le stesse. Sì, allora, porta là. È arrivato il nostro giocatore bomber. Vincenzo, la difensora, tipo Cannavaro, che sbuca la difesa e va a fare gol. Allora, Vincenzo che gioca in difesa... Cannavaro non ha mai sbucato la difesa. Ma io non ho mai giocato in porta, ho giocato in porta. Non hai sbagliato un gol. Io mi identifico un po'. Va bene, grazie, ciao. Ci sono la squadra FC che ha appena giocato. Come andava la partita? 3-0. Vabbè, un nullo di vittoria potreste fare. Non sta freddo, quindi è una vittoria inaspettata, diciamo così, perché... È perché non conoscevamo le avversarie, quindi comunque non sapevamo. E inoltre, come suggeriscono qua, mancava il portiere, quindi ci siamo arrangiati bene, direi molto bene. Egregiamente. Esatto. Comunque, vedendo anche la partita, non so se tu hai filmato, però la parata spettacolare in tuffo. Grazie. Vuol dire l'altro, la vuota 10. Luca, ma gli obiettivi di questo torneo della squadra, adesso vincere. Gli obiettivi sono vincere... Vincere facile! Vincere facile! Cosa? No, per ora l'obiettivo del girone è arrivare qui. E chi è la tua giocatrice preferita? Dai, diciamo. La bomber, chi è la... La bomber è lei, però... La bomber è lei, quanti gol ha fatto? Tre, cioè due e un autogol. Non parlare, Quanti gol avete fatto in genere? Va bene, questo è tutto, alla prossima partita. Ciao! Vincerete sicuramente.